Ecco che iniziamo la seconda parte. Come vedete, ho fatto, dopo la scollatura, ho fatto circa 5 cm. Aspettate che vediamo assieme, ma mi sembra siano... Sì, sono circa 5 cm dall'inizio, dalla fine, scusate, della scollatura. E dall'inizio del lavoro dovrebbero essere 19-20 cm. Partiamo da lì, vediamo un attimo... Se riesco con una mano solo, sì, siamo intorno ai 19-20 cm. Come vedete, la scollatura è delineata. Questa è la spalla e qui si sta formando la nostra manica. Vedete che si sta, come vi dicevo, la linea del davanti deve essere sempre continuativa, la linea del dietro deve essere continuativa. Gli aumenti, anziché farli ai due lati, li facciamo all'interno, non all'esterno, ma all'interno del davanti e del dietro. Ora vediamo un attimo se riesco a piegarlo per farvi vedere, ecco, più o meno la forma come viene. Scusate un attimo, ma la sinistra non riesco. Ecco, vabbè, grosso modo questa è la spalla, vedete, questa è la spalla, questa è la nostra scollatura davanti e qui si sta formando la manica. Adesso siamo arrivati a questa misura intorno ai 20 cm, dove se è il caso di aprire, cioè di allargare un pochino per il seno, bisogna farlo adesso. Cioè, se il vostro torace ha una misura, mentre parlo tanto finisco la riga così ci troviamo sul davanti e riesco a spiegarvi meglio. Dicevo, se, mi spiace che non vedete niente, ma sentirete solo la mia voce. Se il vostro seno ha una misura abbondante, a questo punto, arrivate a 20, potete arrivare anche a 22 cm, iniziamo a fare quelli che vi dicevo, si chiamano aumenti intercalari, che rimangono meno evidenti di quelli a diritto ritorto. E questo serve per dare un pochino di ampiezza al nostro torace. Mi si è imbrogliato anche il filo, quindi perdiamo ulteriore. Allora è meglio, guardate, è meglio che sospenda, e, cioè interrompo il video e poi vi faccio vedere quando ho finito il giro, altrimenti passano i minuti inutilmente. Ecco, ho fatto il rovescio. Ora vi volevo spiegare una cosa, perché voi sentirete durante il video che dico scusatemi si sono imbrogliati i fili, scusatemi si sono imbrogliati i fili. Non è che i fili si imbroglino così dal niente, è che... dovete sapere, cioè vi ho fatto vedere all'inizio che ho messo un filo di Lurex e uno di viscosa e fin qui andrebbe tutto bene, se non che io questa maglia l'avevo già iniziata, ero già arrivata alla misura dei fianchi, per cui ne avevo fatto più del doppio di quello che ho fatto sino adesso. L'avevo fatta con i ferri dell'8 anziché con quelli del 7, lì per lì mi piaceva, poi più procedevo e più mi sembrava che fosse molla, che non avesse proprio consistenza, perché mi piace che sia, vedete, un pochino così sul trasparente essendo estiva, ma proprio che insomma sbrindelasse da tutte le parti non mi piaceva. Fatto sta, cosa ho fatto? L'ho disfatta, però i fili erano uniti, allora li ho dovuti aggomitolare assieme, quindi ogni tanto mentre io la sbroglio questi fili, essendo tutte e due lucidi, tendono ad imbrogliarsi e quindi devo interrompere per andare a sbrogliare. Vedete anche che ad esempio l'urex sembra, è tutto attorcigliato perché si arrotola su se stesso e poi fa questo lavoro, non è che sia attorcigliato perché l'ho già lavorato, perché avendo fatto poi il gomitolo stretto si è stirato bene. Lo stesso la viscosa è attorcigliato perché è proprio arrotolato su se stesso. Va bene, questo intanto vi ho fatto perdere un minuto e mezzo, scusate. Allora, dicevamo, siamo arrivati alla misura a più o meno i 20 cm, che più o meno indicativamente è la misura dove, se andiamo ad aumentare i punti del torace per il seno, dobbiamo iniziare a fare questi aumenti. Inizialmente ne faremo due, poi dipende dal vostro giro torace, dovrete un attimino controllare e vedere com'è. E questi aumenti li fate dai 20 ai 27 cm, perché i 27 cm, sempre indicativamente, poi lo vediamo procedendo, è la misura dove inizieremo a fare a unire il davanti al dietro e diciamo delimitare la manica. Quindi
in questi 7 centimetri, non sono molti, comunque in questi 7 centimetri andiamo a fare degli aumenti. Li facciamo adesso a 20 centimetri e se poi ne occorreranno ancora li faremo a 27. Oltre no, perché poi andiamo a finire sotto il seno e allora a quel punto non occorre aumentare. Allora, voi contate i punti che avete nel davanti, cioè dal giro manica a tutto il davanti. Mi sembrava che fossero 28 i miei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Allora, 29 diviso 3, dobbiamo dividerli per 3 perché facciamo due aumenti, diviso 3 sono 9, 9 e 11, quindi facciamo 9, 8 e 9. Allora, facciamo 9 punti, 9, 9, 18, no, ho sbagliato, 29 sono, sì, 9, 9 e 8. Allora, 1, 10, 10 e 9, scusate, 2, 3, 4. Ah, qui mio marito ha spostato tutto, io picchio dentro tutto. 4, quanti sono? 2, 4, sì. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A questo punto non facciamo l'aumento a diritto ritorto come abbiamo fatto fino adesso, ma facciamo l'aumento intercalare. L'aumento intercalare si fa andando a prendere il filo che c'è tra il punto che abbiamo appena lavorato e quello che dobbiamo lavorare e rimettendolo sul ferro e lavorandolo anche questo a diritto ritorto. Però lo chiamiamo aumento intercalare perché va a inserirsi tra uno un punto e l'altro, anche gli altri aumenti, però per distinguerli dagli altri, quelli li chiamiamo a diritto ritorno, questi li chiamiamo intercalari. Facciamo 9 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e di nuovo tra il nono punto, tra l'ultimo punto che abbiamo lavorato e quello che dobbiamo andare a lavorare, facciamo l'aumento intercalare. Così ci rimarranno adesso 10 punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10, siamo arrivati alla manica, quindi a questo punto andiamo a fare l'aumento a diritto ritorto per la manica e proseguiamo col nostro lavoro così come l'abbiamo fatto sino adesso. I due aumenti che abbiamo fatto nel davanti destro, che poi sarebbe il sinistro indossato, dobbiamo andarli a fare anche nei punti che abbiamo a fine ferro. Proseguiamo così senza fare aumenti, cioè su questi punti 29 erano, ne abbiamo aumentati 2, sono diventati 31, su questi punti proseguiamo senza aumenti, continuiamo a fare quelli della manica, sino ad arrivare più o meno a 24-25 centimetri, perché quando siamo, quindi lavoriamo ancora per 4 centimetri, perché quando siamo verso il 24-25 centimetro, come vi dicevo nella prima parte di video, dobbiamo aumentare un pochino qualche punto in più nella manica, tanto per dare ampiezza e poi per dare un pochino più di scalfo a manica, arrotondarlo un pochino di più. Quindi per 4 centimetri proseguiamo solo con gli aumenti della manica. Fatti i centimetri che vi ho indicato poco fa, adesso iniziamo ad aumentare un pochino i punti nella manica e se voi, questo lo dovete misurare voi, se voi avete necessità di ampliare ancora il davanti perché il vostro torace, come vi dicevo, il vostro seno è abbondante, adesso fate di nuovo o due o tre aumenti debitamente divisi, aumenti intercalari come abbiamo fatto prima, qui che vi avevo detto, vedrete che non si vedono, non rimane, se voi vedete qui, si vede che qui da due punti
lo vediamo bene, vedete, da due punti diventano 1, 2, 3, però l'aumento non si vede né la righettina come qui nella manica, che ci rimane questa righetta, né il buchetto dell'aumento. Quindi fate ancora qui davanti, se li volete fare, se sono necessari, altri due o tre aumenti. Però, ripeto, quello dovete vederlo voi in base all'ampiezza del vostro seno. Indipendentemente che voi facciate o meno gli aumenti, arrivate a questi 24-25 centimetri, iniziamo a fare gli aumenti nel giro manica sia dal diritto che dal rovescio. Quindi adesso siamo sul diritto e noi facciamo il nostro aumento normale, ma non è nemmeno il caso che lo facciamo assieme, perché ormai avete visto come si fa. Quindi sul diritto del lavoro fate l'aumento per la manica, lo vediamo magari a rovescio, ma si fa sempre allo stesso modo. Vi faccio vedere l'aumento a rovescio e ritorto. Quindi fate tutto il diritto con gli aumenti nella manica, quando siete al rovescio, a questo punto, diciamo alla misura della manica, facciamo assieme l'aumento. Ecco che sono arrivata sul rovescio del lavoro, all'altezza della manica. Vedete, questo è il punto che abbiamo aumentato sul diritto del lavoro. Dobbiamo fare la stessa cosa come facciamo sul diritto nel punto precedente il primo aumento. Quindi su questo punto, sul punto precedente, noi andiamo a fare l'aumento a rovescio ritorto. Lavoriamo il rovescio. Poi prendiamo questo punto, vi dovete aiutare un attimino col dito perché altrimenti vi scappa. Prendete il punto dietro, vedete il punto dietro, vi aiutate col dito e lo lavorate a rovescio ritorto. Lo tenete fermo, così, a rovescio ritorto. Facciamo tutti i punti della manica e arriviamo sino al prossimo aumento, cioè all'aumento della prima manica, l'aumento finale della prima manica. Scusate che mi broglio un po' di lana, di filato. Lana qui non ce n'è niente. Ecco, facciamo un attimino assieme questi punti, perché impieghiamo di più a interrompere e a riprendere che non a farli. Scusate, mi sposto. Ecco, sono un po' più comoda. Dobbiamo arrivare proprio sull'aumento, come facevamo sul diritto, che facevamo il primo aumento sul punto precedente l'aumento, il secondo aumento proprio sul punto dell'aumento. Qui dobbiamo fare la stessa cosa, andiamo a cercare l'aumento che è qui, dobbiamo fare ancora un po' di punti. Ecco, adesso voi dovete decidere, e anche questo dovete vederlo voi, quanti punti aumentare perché la manica sia della misura giusta. E per quanti centimetri ancora proseguire dovete stabilirlo in base al vostro giro manica. Io che ho il braccio un pochino più robusto e di conseguenza anche il giro manica deve essere un pochino più scollato, arrivo sino a 27-28 centimetri, potrei arrivare anche a 29. Diciamo che una misura media è sui 27 centimetri. Quando arrivate a 27 centimetri di, a 27 centimetri di altezza da dove abbiamo iniziato la manica a dove state lavorando, diciamo che potrebbe già essere la misura giusta. Tutto al più fate un centimetro o due in più. Ecco, vedete, adesso siamo arrivati, questo è l'altro aumento, l'aumento che abbiamo fatto a inizio manica nel diritto, che adesso ci rimane a fine manica, o meglio, io dico inizio e fine manica considerandolo in orizzontale, cioè alla destra della manica o alla sinistra della manica. Quindi adesso, quando stiamo lavorando sul il punto finale che rimane a sinistra della manica, sull'aumento noi andiamo a fare il nostro aumento. Quindi, come abbiamo detto prima, facciamo il rovescio senza farlo cadere. Allarghiamo col ferro il nostro punto e ce lo blocchiamo col dito e lo lavoriamo a rovescio anche lui, a ritorto rovescio. Ecco,
così per farvelo rivedere. Allora, mi è caduto tutto, ma diciamo che l'ho fatto per farvelo cadere, vedere. Il punto, andate ad allargare il punto sul dietro, lo tenete fermo col dito e lo lavorate a rovescio ritorto. Non è così difficile, sono io che sono in una posizione sbagliata. Ecco, così. La stessa cosa lo fate anche sull'altra manica. E questo, ripeto, lo fate sino a quando non vedete che la larghezza della manica è giusta per il vostro braccio e non raggiungete i 27-28 centimetri. Anche questo dovete misurarlo un attimino in base alla vostra misura. Non so se voi lo farete questo lavoro con i circolari o con i lineari. Se avete i lineari come me, e per misurarlo basta che voi, quando arrivate, vedete, dal diritto si vede bene la manica, quando voi arrivate a metà manica, cioè avete fatto tutto il davanti e avete lavorato a metà manica, piegate a metà il lavoro e questo vi darà la misura precisa della vostra manica, di conseguenza del vostro braccio, e considerando dalla spalla, cioè da qui dove siamo, dove abbiamo messo il filato di colore diverso, andrete a misurare centimetri e arriverete sino al ferro che siano sui 27-28 centimetri. Direi di non farne di più, però quello che è determinante è questa misura, cioè da inizio manica, quando abbiamo finito la spalla e abbiamo iniziato la nostra manica, questo sino a dove proseguirete deve determinare la misura del vostro giro braccio, cioè dalla spalla al sottascella. Questa è la cosa più determinante. I 27-28 cm, ok, però questo per voi potrebbe essere stretto oppure largo. Perché questo? Perché quando noi facciamo la spalla, vedete, qui rimane molto obliqua, ma vi assicuro che quando la indossate, quando poi andremo a fare il bordo, la spalla non sarà più così obliqua. Vedete? Resterà molto più diritta e questo lo vedrete soltanto indossandola. Quindi questo che adesso, allungandolo, specie poi col filato mio, qui sembra molto più lungo di quello che poi in effetti è. Per cui regolatevi, sì, mi ripeto ancora una volta, sui 27-28 centimetri, ma quello che vi deve dare la misura precisa è questo, è il vostro giro braccio. Quindi proseguite e quando arriviamo a quella misura vi faccio vedere come unire, cioè o meglio come staccare le maniche e unire il davanti al dietro. Per cercare di sveltire un pochino il video mi sono portata avanti un attimo con il lavoro, altrimenti diventa un video lunghissimo pur essendo già diviso in tre parti. Allora, siamo arrivati alla lunghezza dei 27-28 centimetri. Io credo di aver raggiunto anche i 29 perché essendo un pochino più robusta ho preferito fare dall'inizio a qui intorno ai 28 centimetri e mezzo, 29. Quando ho raggiunto questa misura, cioè la misura che va dal collo al sottobraccio, proprio lo scalfo manica, la mia manica ha dei punti sufficienti a coprire tutto il mio giro braccio, incomincio a unire il davanti al dietro, escludendo le maniche. Ora io questo l'ho già fatto, come vi dicevo, per portarci un attimino avanti, ma vi faccio vedere come si fa. Allora, lavorate tutti i punti del davanti che avete sino adesso, con gli aumenti intercalari che avete eventualmente fatto, quindi ora non vi posso dire quanti sono, cioè vi posso dire quanti sono i miei, ma possono essere diversi dei vostri perché voi potete aver fatto più o meno punti intercalari dei miei. Quindi indipendentemente dai punti che avete, tutti i punti del davanti li lavorate. Quando arrivate al giro manica, cioè alla misura della manica, dovete mettere su un ferro ausiliario o su una spilla, così come ho fatto io, tutti i punti che vanno dall'inizio manica a fine manica. Vi consiglio però, questo dovete stabilirlo voi, se vi sembra che la manica sia sufficientemente grande, allora utilizzate il primo punto della manica, così come
faccio io, vedete, questo l'ho lasciato in sospeso, il primo punto della manica e l'ultimo punto della manica in pratica corrisponde all'ultimo aumento che abbiamo fatto. Vedete, qui c'è l'aumento e qui abbiamo il primo punto della manica, qui c'è l'aumento e l'ultimo punto della manica prima di iniziare il dietro. Dicevo, questi due punti, che adesso vi sembra che si allunghino perché il ferro sul quale abbiamo messo la spilla, sulla quale abbiamo messo i punti sospeso, è molto più sottile rispetto al ferro del 7,5. Ma una volta che poi faremo la manica, questo, diciamo che questa lunghezza va a pareggiarsi. Quindi dicevo, questi punti, il primo e l'ultimo, li andiamo a lavorare assieme per unire il davanti al dietro. Io faccio così perché ho raggiunto un numero di punti sufficienti tra i due davanti e il dietro a coprire il mio torace. Se voi arrivate a questo punto, vi doveste accorgere che il vostro giro torace rispetto ai punti che avete del davanti, dei due davanti e del dietro, non è sufficiente e la manica non è sufficientemente larga per il vostro braccio, invece che prendere i due punti assieme, i due punti della manica, questi due aumenti, li lasciate in sospeso nei punti della manica e aumentate qualche punto tra il davanti e il dietro, in modo da dare un pochino più ampiezza al vostro lavoro. Se invece i vostri punti vanno bene così, corrispondono alla vostra circonferenza, li lavorate assieme, così come ho fatto io, e poi lavorate tutto il dietro. Arrivate all'altra manica e qui la facciamo assieme per mettere di nuovo in sospeso i punti e fare questo lavoro. Poi vi spiegherò però solo teoricamente come procedere. Ecco, ho lavorato tutti i punti del dietro, sono arrivata, come vedete, all'altra manica. Lasciamo il primo punto della manica, che sarebbe quello corrispondente all'ultimo aumento che abbiamo fatto, lo passiamo senza lavorarlo momentaneamente sul ferro di destra. Con una spilla ausiliaria, con un cavetto, se avete la possibilità di chiudere il cavetto, insomma con un filo di lana, quello che volete, mettete tutti i punti della manica in sospeso, tranne l'ultimo, quello che, come dicevamo prima, corrisponde all'ultimo aumento che avete fatto nel giro precedente. Quindi andiamo a mettere tutti i nostri punti bene in sospeso, poi questo, la manica sarà oggetto del terzo gruppo, del terzo video, assieme alle rifiniture, cercando di, insomma, di stringere un pochino la spiegazione, perché altrimenti diventa davvero lungo, però dovendo fare un lavoro passo passo preferisco dilungarmi un po' di più e darvi le informazioni più corrette possibile. Vedete, ho tirato su tutti i punti della manica tranne l'ultimo. Adesso mettiamo in sospeso questi punti, li lasciamo lì e andiamo di nuovo a lavorare assieme i due punti, quello, l'ultimo, il primo aumento della manica e l'ultimo aumento della manica, li lavoriamo assieme e lavoriamo i punti del davanti. Adesso, come vedete, abbiamo unito i due davanti al dietro e praticamente abbiamo raggiunto la misura del nostro torace. Adesso vi spiego un attimino come procedere in base alle vostre misure. Perché se voi avete un fisico, diciamo, perfetto, siete un 90, 60, 90, o comunque i vostri fianchi corrispondono più o meno al vostro torace, potete andare giù diritte, non c'è problema, perché questo punto, arrivate qui, voi la misura del torace dovreste averla raggiunta. Se invece siete un po' formosette come me, diciamo formosette intanto per non esagerare, ma comunque tra il torace e i fianchi c'è parecchia differenza, da questo punto in avanti dobbiamo fare qualche aumento e dobbiamo anche decidere che forma vogliamo dare al nostro cardigan. Ad esempio, io vorrei dare una forma leggermente a trapezio, cioè non vorrei che andasse giù diritto e poi svasato, ma siccome lo voglio portare anche aperto perché vorrei mettere solo un bottone, allora preferisco dare la forma un pochino a trapezio. Quindi io da questo punto, ora finisco il diritto e poi faccio il rovescio, ma dal giro seguente inizierò a dare un pochino di ampiezza. Come la diamo la ampiezza? Dipende tutto, come la diamo l'ampiezza, non la ampiezza, come la diamo l'ampiezza? Dipende tutto da
dai centimetri dei nostri fianchi. Perché? Spero prima di non essermi confusa tra torace e fianchi. Comunque, dipende dalla misura dei nostri fianchi. Se la differenza tra torace e fianchi è molto pronunciata, ripeto, come ad esempio nel mio caso, io cosa faccio? Continuo ogni, diciamo, 5-6 centimetri più o meno a fare degli aumenti intercalari come abbiamo fatto nel davanti, però li facciamo anche nel dietro. Intercalari così non si vedono, diciamo ogni tanto così, penso che più o meno possa corrispondere a 5-6 centimetri. E quanti ne facciamo? Se in precedenza ne abbiamo fatti 2 nel davanti, ne faremo 2 ogni davanti e 3 nel dietro. Grosso modo, voi fate una cosa, contate tutti i punti che avete. Allora abbiamo detto 2 nel davanti sono 4, 3 nel dietro sono 7. Voi contate i punti che avete, li dividete per 8 e il numero che vi viene, ogni diciamo numero di punti fate un aumento, perché se avete 8 divisioni ne farete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ottava corrisponde agli ultimi punti che vi devono rimanere sul davanti, così come sono i primi che avete contato nell'altro davanti per fare il primo aumento. Per cui i punti che avete diviso 8, il risultato, ogni quel numero che corrisponde al risultato, andate a fare un aumento. Se il numero non è preciso, non ha importanza, magari la differenza, visto che la divisione può essere non precisa, la differenza di quei punti in più o in meno li potete lasciare nel centro dietro o potete farne uno. Mettiamo che la differenza venga un numero un po' 13, un po' 12. E se il 13 e il 12, diciamo che è un numero uguale, fate una volta 13, una volta 12. Se invece avete tutti da 13 e ve ne rimane uno da 15, i 15 li lasciate nel centro dietro. Se invece sono tutti da 13 e ne avete uno da 11 o da 10, anche quello lo lasciate nel centro dietro. Questo per quanto riguarda una svasatura, diciamo ampia, ma non ampia per modo di dire, perché poi vedrete che indossato vi viene bene, ma se lo guardate ad occhio, lo mettete su un attaccapanni, non è che voi vediate una forma così, sarà una forma leggermente trapezoidale. Se invece i punti che voi dovete aumentare non sono così tanti, corrispondono magari, facciamo, a 2, 4, 6, ecco, massimo di 8 punti, allora cosa potete fare? Gli aumenti li fate soltanto sui fianchi e in questo caso continuate a fare l'aumento non intercalare ma a diritto ritorto. Lasciate i 3 punti centrali, ora questo, vediamo un po' se riesco a togliere, ecco, vedete, questo è il punto che abbiamo unito, il primo della manica e l'ultimo della manica. Lasciate i 3 punti centrali e ai lati di questi 3 punti, ogni 6 cm, 5-6 cm, fate un aumento da una parte, un aumento dall'altra per 3 volte. Sono 3, sono 6 e 6, 12, forse sono un po' troppo, 2, 4, 6, abbiamo detto 8, allora in questo caso ne fareste, se fossero 8, fossero di più, va bene, ogni 6 cm per 3 volte, abbiamo detto. Se invece sono soltanto 8 i punti da aumentare, allora ne potete fare 2 ogni 10 centimetri, naturalmente per 2 volte. Quindi uno da una parte, questo è il punto centrale, uno prima, uno dopo dei 3 punti centrali, per 2 o 3 volte, o quanto è la necessità di punti che vi servono. Ripeto, questo 6 punti massimo sono dei 12 ai 14, se invece i punti che voi dovete aumentare per arrivare alla misura dei vostri fianchi è maggiore alla corrispondenza di centimetri di 12-14 punti, a quel punto fate gli aumenti intercalari così come vi ho detto in precedenza. Circa 7 ogni giro, 2 davanti, 2 dietro, 2 nel davanti destro, 2 nel davanti sinistro, 3 nel dietro, divisi giustamente, equamente in base ai punti,
e quelli li fate magari per 2-3 volte, 7, 14, 21 dovrebbero bastare, perché 21 punti, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, ecco, 21 punti corrispondono a una larghezza del genere che saremo già intorno ai 12-15 centimetri anche, ora a occhio perché di preciso non lo so. Tenete conto che dobbiamo fare ancora il bordino. Io non farò un bordino molto molto grande, ma in base all'esigenza, diciamo, della larghezza della nostra maglia, così come sarà finale, possiamo aumentare o diminuire la larghezza del nostro bordo. Per cui spero di essere stata abbastanza chiara. Non mi sembra il caso di ripetere, perché altrimenti diventa infinito. Eventualmente risentite, tornate indietro, risentite quello che vi ho detto e raggiungete naturalmente la lunghezza che desiderate del vostro cardigan, se più corta, più lunga, se lo volete ai fianchi, se lo volete a metà sedere, dove lo volete, raggiungete quella misura. Quando avete raggiunto quella misura, lo rifiniamo, vi faccio vedere sul fondo con il punto a coste, direi di fare 1-1 e poi il tubolare, ma quello lo faremo assieme. Per ora procedete con questi aumenti se vi sono necessari, se non vi sono necessari comunque in entrambi i casi dovete raggiungere la lunghezza desiderata, escluso il bordo che corrisponderà a 2-3 cm, non di più, non sarà molto più alto, per cui nella vostra lunghezza considerate che avrete da fare ancora dai 2-3 cm di bordo. Ci vediamo tra un po'. Allora, ecco finito il corpo della maglia. Adesso vi dico quante ho fatto di maglia rasata, cioè la parte dove ho fatto gli aumenti, e quanto di bordo. Ma il bordo vedrete che è proprio corto corto. Allora, partiamo da qui e sono 38 centimetri dal giro braccio, vedete, sino all'inizio del bordo sono 38 centimetri. Il bordo, per fare il bordo, io ho messo mezzo millimetro di ferro in meno, cioè questo l'ho fatto tutto col 7, il bordo l'ho fatto con il 6,5, perché il filato, il mio filato almeno, vedete, è molto elastico, anche se poi indossato tende a cadere più nella lunghezza che non nella larghezza, però ha questa morbidezza, per cui coi ferri del 7 già vedete che mezzo millimetro di differenza sembra quasi più grande questo della lavorazione a maglia rasata, per cui io qui ho messo il 6,5. Ho fatto, guardiamo in centimetri quanto corrisponde, 2 centimetri di coste 1-1 che corrispondono a 4, esatto, a 4 giri di coste, 4 ferri, 1, 2, 3 e 4, tre andate e ritorno. Poi ho fatto 2 giri lavorando il diritto e passando senza lavorarlo il rovescio, cioè il tubolare, ho fatto solo 2 giri e non 4, e alla fine ho rimagliato tutto a tubolare. Per la cucitura, diciamo, per la chiusura tubolare, vi metterò alla fine del video, cioè no, vi metterò, scusate, nel box sotto al secondo video, vi metterò il link per andare a vedere come si fa la chiusura tubolare, che come vedete rimane molto elastica, perché se lo chiudete normalmente temo che sia un pochino troppo stretta, e se fate una misura come la mia, che è una taglia XL, potreste anche rischiare di stringere troppo. Ora volevo farvi vedere che si vedevano bene gli aumenti, se li trovo. Non li trovo, guardate come si vedono bene, che non li vedo nemmeno. E li andiamo a cercare. Eccoli qua. 1. Dove sono? Non trovo gli aumenti, non è quello. Sì, sono questi, vedete? Che sciocca, voglio di scema, ma vabbè. Vedete gli aumenti? Quasi non si vedono. Poi una volta che è indossato l'aumento, vedete anche qui, non si vede. Se fate gli aumenti intercalari potete stare certa che ve li perdete, li nascondete nell'aumento. Eppure ne ho fatti parecchi, perché li ho fatti alla distanza, come vi dicevo prima, sino arrivare alla larghezza del fondo. Ora non so se riesco, scusate che mi cade il centimetro, guardiamo un attimo se riesco a farvi vedere
quanto l'ho allargato, ecco, forse così ci riesco. È quasi una forma, ma poi addosso non si vede, poi ve lo farò vedere sul manichino, non si vede, ma è quasi una forma a trapezio. Aspettate così poi, ecco, vedete? Ecco, così si vede bene. Questa è la forma a trapezio. Sembrerebbe molto pronunciata, ma vedrete che una volta indossato, ora sembra anche una scollatura V perché non l'ho aperto tutto, ma comunque la scollatura è rotonda come avevamo visto prima. Aspettate un po' che lo metto, vi faccio vedere, poi non vi faccio vedere bene. Ecco, vedete, davanti è diritto e qui ha questa leggera forma svasata. Ora io una manica l'ho già fatta naturalmente per potervi dare le indicazioni giuste, passiamo alla terza parte dove vi dico come fare la manica.